Questa è l'Accademia della Scherma di Reggio Calabria che fa una dimostrazione in pubblico di quelle che sono le proprie attività. Siamo in Piazza Don Bosco nel cuore della Notte Bianca di Bova Marina. Come vediamo ai corpi delle atlete c'è un filo collegato che gli manda un impulso elettronico qualora la punta della spada tocchi per l'appunto il corpo dell'avversario e quindi segna il punto meno sul tabellone che vediamo alle loro spalle. Se è possibile sì. 4-3. Guardia pronte. A voi. E allora facciamo l'intervista a un ragazzo che fa scherma. Da quanti anni hai innanzitutto? 12. 12 anni e da quanto fai scherma? Da 7 anni, 3 anni di agonismo. Quindi sei, diciamo, da tantissimo tempo. E com'è questo sport in generale? Cioè fai tanti sacrifici, è molto difficile? No, in generale per me non è molto complicato perché sono anche appassionato, quindi non lo faccio con molto peso. Però penso che per una persona che non sia appassionata potrebbe essere un grande sacrificio perché bisogna conciliare anche con lo studio. Poi ci sono anche molte trasferte fuori alla Calabria, in Sicilia, al nord. Immagino si faccia molto allenamento pure. Sì, molto allenamento perché anche bisogna essere molto preparati, anche atleticamente, oltre che teoricamente. E si avvicina tanta gente, cioè adesso questa sera a Bova Marina c'è molta gente curiosa di vedere questo sport in diretta. Sì, anche perché l'Italia ha dato sempre molti risultati alle Olimpiadi in ambito internazionale. L'Italia è fra le migliori squadre, anche fra i singoli. E quindi un'ultima domanda, se dovessi consigliare questo sport ad un amico, cosa gli diresti? Che bisogna essere appassionati, però è molto bello perché è sia tecnico, uno sport psicologico ma anche fisico e molto divertente. Ok, grazie. Quattro giovani spettatori, due proprio giovanissimi e due, no, meno giovani, no, due un pochino più grandi ma sempre giovani. Siamo con? Domenica. Domenica, eh? Bruno. E allora facciamo le domande alla signora per galanteria. Questa sera Notte Bianca c'è un'attenzione particolare ai più piccoli, ci sono anche dei gonfiabili. Com'è la quest'estate in generale, l'estate di Bova Marina? Ma un'estate un attimino più viva rispetto a quella degli anni passati. Siamo contentissimi di questo avvio di rinascita, perché ci sembra che il paese si stia rivitalizzando un pochino e questo ci fa enormemente piacere. E invece questa sera questa esibizione di scherma vi incuriosisce? Questa esibizione di scherma ci incuriosisce perché è uno sport diverso da quelli normalmente visti e seguiti e sono incuriositi i bambini, mi hanno detto mamma, soffermiamoci un attimino, che cosa stanno facendo? Ho cercato di spiegare in maniera semplice, è uno sport bello, mi piace tanto questo. Quindi è un aprirsi alle conoscenze da fuori, questa è una scuola che viene da Reggio e quindi scopriamo sport che non abbiamo mai visto. Benissimo, sì, è un grande piacere per noi. Grazie. Adesso vediamo se ci concede un'intervista il capo là sotto. Io dico capo, ma ovviamente si chiama maestro. Attacco comune, punto comune. E quindi l'applauso del pubblico per questa prima esibizione, c'è la scherma qua in Piazza Bova Marina, ma voi venite da Reggio Calabria. Sì, noi veniamo da Reggio Calabria e cerchiamo di portare la scherma in altre realtà, quindi in altri paesi, l'abbiamo portata anche a Bovalino e speriamo che riusciamo a farla attecchire anche qui a Bova o in altri paesi della Ionica. Abbiamo intervistato poco fa un ragazzo molto giovane che fa scherma con voi e ci diceva proprio questo, uno sport che necessita di molto impegno però è altrettanto bello, il problema è farlo conoscere.
Eh sì, perché come si dice, gli sport minori sono, ce ne sono tanti, e però bisogna portarli nelle piazze, nei luoghi di incontro, per farli conoscere, perché non ci sono molte possibilità per poter veramente toccare con mano questi sport. Si può dire che la scherma, però, una volta vissuta, una volta provata, vi posso assicurare che non si dimentica più. E per spiegarlo in maniera spicciola ai nostri telespettatori, come funziona questo sport? Cioè come funzionano, come avvengono gli incontri? Allora, nella scherma ci sono in realtà tre armi: la spada, il fioretto e la sciabola. Noi come società nostra, l'Accademia della Scherma Reggio Calabria, facciamo spada e fioretto. La spada e il bersaglio, come dicevo, è tutto il corpo, dai piedi alla testa, mentre invece il fioretto, che si dice l'arma principe perché si parte dal fioretto e poi si va in tutte le altre armi, e il bersaglio è solamente il busto, quindi non vale né la testa, né le braccia, né le gambe. La terza arma è la sciabola, meno praticata nella provincia di Reggio Calabria, però è altrettanto valida ed è anche essa una bellissima arma, e vale dal busto in su, quindi anche le braccia e la testa. Ma quando si può iniziare a fare questo sport? C'è un'età particolare o si può iniziare a qualsiasi età? No, si può iniziare da piccoli, diciamo da 5 anni con il gioco scherma, cioè si gioca, si fa del movimento dello sport con il gioco, e poi da 6-7 anni iniziamo a introdurre elementi di scherma, quindi il passo avanti, il passo indietro, quindi insegniamo a far camminare i bambini, insegniamo alla parata e alla risposta, e quindi inseriamo degli elementi giocando. A livello agonistico invece da 10 anni in su. Sì, la cosa bella della scherma è che la si può praticare sempre, anche a 60-70 anni. Infatti ci sono delle gare, si chiamano master, dove praticamente il sessantenne, il cinquantenne può cimentarsi con la sua categoria, quindi altri cinquantenni, per poter tirare. Quindi un'ultima battuta: se dovesse convincere un genitore a portare un bambino a iscriversi e quindi praticare la scherma. Allora, la scherma è uno sport bellissimo dove insegna tantissimo i valori della vita e la cavalleria, perché nella scherma c'è, quindi è insita la cavalleria e tutti i valori che essa raccoglie. Tra le altre cose basta dire che si inizia un assalto, cioè un incontro con l'avversario, salutando l'avversario, e a fine incontro lo risaluta e gli si stringe la mano ringraziando l'assalto, al di là del che abbia vinto o perso. Perfetto, grazie.